Perché? Dove sta scritto? Rispettiamo le emozioni, rispettiamo i sentimenti, rispettiamo anche le nubi che passano nel cielo azzurro della vita, perché può capitare. Può capitare la tempesta, può capitare il temporale, può capitare che piova prima o poi. Arriva la giornata uggiosa, che facciamo? E ovviamente non parlo solo di meteo, parlo anche un po' per metafore. E quindi forse ci siamo un po' assuefatti all'idea che se non ci sentiamo super gasati, la vita stia prendendo una piega non tanto desiderabile. Non è vero, la vita è fatta così, è fatta di pennellate, di colore, di sfumature che non sono sempre le stesse. I colori cambiano, così come cambiano le emozioni, così come cambiano i sentimenti. E quindi evviva la natura ed evviva il fatto che siamo umani e possiamo provare tutto questo. L'importante è mantenere un atteggiamento sufficientemente distaccato da non identificarci troppo con quello che proviamo, per non scambiarlo con la realtà, perché molto spesso in diverse situazioni tendiamo un po' a catalogare, insomma, a far rientrare a tutti i costi le persone, le idee, le circostanze in uno schema e giudicarlo per quello che ci sembra, ma non è così. Oggi in particolare ho avuto una conversazione molto costruttiva con un carissimo amico riguardo ai periodi della vita in cui sembra non accada niente, siamo lì con le mani in mano ad aspettare. Allora, perché non fare un cruciverba durante l'attesa? Perché non uscire a fare una passeggiata? Perché non andare a mangiare una pizza? Perché non andare a vedere l'ultimo film con quell'attore che ci piace tanto? Cioè, alla fine, noi siamo un po' drogati di risultati, ma ragazzi, per i risultati ci vuole un tempo pazzesco, come per una gravidanza ci vuole tempo. Anzi, se otteniamo delle cose prima del loro tempo, alla fine potrebbero rivelarsi non giuste per noi, o noi non siamo abbastanza maturi per apprezzarle, e quindi lasciamo che il tempo faccia il suo corso, accettiamo il fatto che non siamo sempre super gasati, super galli, super endorfinici. Capitano i momenti un po' così, l'importante è accettarli, perché quando tu accetti qualcosa e hai il coraggio di dire: sai che c'è, me ne farò una ragione, duri quel che duri io cercherò comunque di essere felice, beh, in quel momento succede qualcosa di magico. L'ansia scompare, la preoccupazione se ne va e noi possiamo trarre il meglio dal nostro tempo, possiamo davvero far giocare le circostanze in modo tale che in qualche modo tornino a nostro favore, aggiungano del valore. Anche l'attesa può essere una cosa bellissima, molto più bella del risultato. L'importante è assaporarlo in ogni istante durante il viaggio.